come anticipato, abbiamo il piacere di avere qui nei nostri studi Richard Benson. Richard, benvenuto a Radio Rock. Come Ciao a tutti. Senti, mi puoi alzare un po' di più il volume del microfono nella cuffia? Sì, ok, okay. Ecco, così parlo ancora meglio. Ciao a tutti i ragazzi. Io sto quasi sempre bene, diciamo. Benissimo, benissimo. Ecco, intanto, per cui... intanto ti volevo dire che sono molto felice di averti qui con me nei nostri studi, di averti qui a Radio Rock. So che per te, insomma, Radio Rock è stata una cosa importante. Beh, Radio Rock io l'ho seguita sin dai primordi. Quindi... Con i vostri vecchi collaboratori, davo i dischi ad una trasmissione metal che loro mi ridavano quando mi servivano questi dischi per una mia trasmissione su un canale privato. Stiamo parlando dei primordi del metal romano. Bene, 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 insomma sappiamo la tua competenza. Allora Richard, intanto prima di iniziare qualsiasi cosa, ricordiamo al 3899 106 600, potete mandare le vostre domande per Richard Benson, ne sono arrivate già 1 miliardo, più tardi le leggeremo naturalmente, ma oggi sei qui, sei venuto a trovarci per parlare, insomma, dell'uscita di questo tuo album che si chiama L'Inferno dei Vivi, uscito il 15 giugno, prodotto in collaborazione con Federico Zampaglione. Insomma, raccontaci un po'. Federico Zampaglione, ma non bisogna scordarsi Francesco Zampaglione anche, certo, che ha fatto tutte le batterie, ha fatto tutte le tastiere, si è dedicato ai computer, ma Federico è stato anche il genio di Federico, che è riuscito a tirare fuori da me stesso la mia parte migliore. Poi abbiamo lavorato in due tempi diversi, cioè io scrivevo i testi a casa, okay, e davo indicazioni come fare più o meno le basi, e i pezzi sono venuti in un solo take, cioè alla prima era quella buona, insomma, capito? Per cui la voce è stata fatta solo una volta in tutti i pezzi, le chitarre solo una volta in tutti i pezzi. Solo il pezzo sangue ha richiesto 3 o 4 interventi, anche perché le note non combaciavano bene con la base che avevano preparato loro. Poi nel missaggio invece mi fa impazzire una cosa, poi la ascolteremo. Sì, poi avremo che hanno lasciato praticamente la batteria, il basso e la voce da soli. Capito? Per cui c'è solo il basso sopra, perché parliamo prima del premissaggio, poi del missaggio diciamo definitivo, e poi della masterizzazione, capito? Per cui sono stato molto felice a sentire questa cosa che hanno fatto Federico e Francesco Zampaglione, che hanno lavorato insieme da fratelli quali sono, certo, sono unici. Sono, io scusami un attimo, dimmi. Devo ringraziare un mio nuovo collaboratore che è venuto con me oggi, Fabrizio Avaltroni, che è un grande collaboratore mio di lavoro, che mi ha accompagnato qui a Radio Rock quest'oggi, e siamo amici per la pelle. Senti, ecco. Richard, io una delle curiosità, lo ringraziamo naturalmente, una delle curiosità principali che mi vengono da chiederti, riferimento al disco, è come vi siete trovati, nel senso come avete unito degli intenti molto diversi, se pensiamo alla musica di Federico Zampaglione e alla tua musica, come è nato questo connubio quasi utopico, lo definirei. Guarda, io non volevo più fare un disco, anche perché come tu sai, le case discografiche in tutto il mondo, ma specie in Italia, ma anche in America, eccetera, eccetera, quando hai un artista nuovo tra le mani, infatti avevo avuto alcune offerte anche interessanti, cercano di deturpare la parte migliore dell'artista, rendendolo commerciale, no? Rendendolo di natura commerciale, facile, decidono tutto loro. Io parlo delle grosse multinazionali, certo, tipo l'Universal, la Sony, la Warner, capito? Ecco, queste etichette qua. E io non mi lascio mettere i piedi in testa da nessuno, non mi lascio calpestare da nessuno, non ho bisogno di soldi, devo dire sinceramente, per cui posso permettermi quello che voglio, e mi considero a tutti i costi un uomo totalmente libero.
libero di fare quello che voglio. Zampaglione è riuscito, i fratelli Zampaglione sono riusciti ad entrare nel mio animo, a capirmi e a produrre un disco totalmente diverso da tutti gli altri. Non è mai uscito un disco così. Puoi dire che è bello, puoi dire che è brutto, puoi dire che fa schifo, puoi dire che è stupendo, puoi dire quello che vuoi, ma una cosa non la puoi dire: un disco così non è mai nel uscito. Mondo non è mai uscito. Richard, a questo punto io ascolterei un primo brano dal tuo nuovo album, che ricordo si chiama L'Inferno dei Vivi, poi ho da farti un sacco di domande, sono arrivati un sacco di domande però degli ascoltatori. Dimmi. Dato che vuoi trasmettere i nani, sì, devo specificare una cosa. Dimmi. Allora, Zampaglione sa benissimo, e c'era un tuo collaboratore poco fa che ha sì, menzionato la Francesca Bonfanti, che era una mia grande amica, che metteva nei suoi jingle, tra una pubblicità e l'altra, la mia voce che diceva che avevo paura dei nani. Allora, durante i miei concerti tutti dicevano: ah, c'hai paura di sti nani, di sti nani, di sti nani. Allora Zampaglione, prendendo spunto da questo, mi ha detto: scrivi un pezzo sui nani. L'ho scritta esattamente in 10 minuti, con 8 battute in cui dico 4 volte i nani, diciamo, no? Certo. E poi mi sono immaginato tutti questi nani in riva al fiume, ad esempio al Giordano, dove è stato battezzato Cristo da Giovanni Battista. Sì. E mi immaginavo tutti questi nani malefici in riva ad un fiume tipo il Giordano, come decretato dal video che ha fatto la regia proprio Federico Zampaglione. Ne parliamo tra poco, intanto la ascoltiamo. I nani, Richard Benson, sì, Radio Rock. Bene. Richard, qui ci hanno sommerso di messaggi. Io ti devo leggere qualche messaggio degli ascoltatori. Certo, dai. Assolutamente, ne sono arrivati tantissimi. In tanti parlano della possibilità che poi hai dato tramite, si è letto sui social, sul sito, eccetera, eccetera, di poter acquistare il tuo disco autografato. Ci sono arrivate delle immagini di persone che lo hanno ricevuto proprio in questi momenti. Qualcuno ha scritto: Richard, che tempismo. Poi salutiamo anche Guido da Salerno, che scrive: oggi mi è arrivato il CD autografato da Richard Benson. Mi è piaciuta molto la canzone Sangue, che credo sia la migliore del CD. Vorrei chiedere quando viene in Campania. Ah, questo non lo so. La tournée verrà definita ottobre. Ok. Ancora adesso c'è la promozione del disco su Roma. Poi ci sarà, diciamo, verso settembre la promozione del disco su Milano. E poi si penserà ai concerti dopo. Capito? Esatto, sì. Altre domande che ci sono. Anche perché prima, scusa, siccome mi hanno offerto degli stadi, lo stadio San Paolo di Napoli, no? Sì. Mi devo assicurare che lo stadio sia pieno, perché è meglio un locale piccolo pieno che uno stadio grande vuoto. Capito? Andrei a fare una figuraccia. Allora bisogna vedere quanto vende il disco per poi definire le date, no? E quanta prevendita c'è prima di fare uno stadio. Perché certo non mi vado a sputtanare, o faccio alla Vasco Rossi, lo riempio tutto, eccetera, ma certo mezzo stadio, come fa ad esempio Ligabue, che tra l'altro mi ha proposto di diventare suo chitarrista e io ho rifiutato, c'ha lo stadio a meno di tre quarti, capito? L'unico che riempie gli stadi a dismisura, che può fare 3 stadi San Siro, o all'epoca ne faceva anche 4 se voleva, era Vasco Rossi, insomma, in Italia. Senti, qui ti dicono: Richard, grande Richard Persone, chi è la seconda voce a proposito dei nani? Mia moglie Esther Esposito in Benson. Ho capito, sì. E devo ricordare gli altri collaboratori, che sono Ciccio Stoia al basso, Marco Pisanelli alla batteria, chiaramente Federico Zampaglione alle chitarre ritmiche, e poi Francesco Zampaglione ad altre batterie, tastiere, computer, missaggi, premissaggi e cose varie.
Senti Richard, tra poco ci dobbiamo fermare perché c'è la pubblicità. Ti voglio fare una domanda che esula dal disco, ma secondo me è una domanda che a te farà piacere, perché qualcuno ci scrive: reputo Richard Benson una tra le persone più colte sulla musica rock metal in Italia, se non nel mondo. Ha una cultura vastissima. Farà mai eventi di discussione musicale? Beh, se me lo offrono, sì, certo. Me lo devono offrire, cioè, mi devono, cioè, io ho avuto delle offerte, ho chiesto una certa cifra che non mi sembrava neanche esosa, perché io le faccio con piacere, però dovrei prendere un autista con la macchina, cioè ci vuole un'organizzazione dietro, certo. Anche per un dibattito musicale con la gente, e mi avevano proposto un posto lontanissimo, vicino a Brescia, per dire, capito? Certo. Datemi dei soldi giusti per un albergo per due persone, tre persone, e eccetera, e si può fare, insomma, capito? Io lo faccio con piacere, lo farei pure gratis, ma purtroppo la benzina costa, certo. Un autista costa, e bisogna rientrare nei ranghi. Richard, ci dobbiamo fermare, ti leggo questo ultimo prima della pubblic. Richard, mio nipote di 2 anni impazzisce quando sente i nani. Sei universale, ci scrive qualcuno. Ah, che bello. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo. Ma i nani, la mia nipote di chi? No, una nipote di un nostro ascoltatore. Ah, allora auguri a questa ragazzina di 2 anni. Poi io, a me piacciono molto i bambini. Io purtroppo non sono mai diventato padre in vita mia, anche perché non sarei riuscito ad essere un padre esemplare. Poi io devo essere libero, io e mia moglie siamo liberi, cioè non possiamo, abbiamo deciso di optare per la libertà più assoluta, eccetera, e se vogliamo andare a fare un viaggio da soli, certo, eccetera, certo. Capito? Non possiamo, ecco, né animali né bambini, però è molto importante questo, che piace anche ai bambini, insomma, ecco. Richard, ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Tu rimani con noi, no? È certo che assolutamente rimango. Non ve ne andate. Radio Rock c'è e si sente. Noi ritorniamo in diretta dopo la pausa, la prima insieme, quella delle 19:30. C'è ancora con noi ovviamente Richard Benson. Richard, ci sei? Sì, sei rimasto, facciamo ancora due chiacchiere. Ma a me fa molto piacere rimanere qua, lo un sai, sacco, no? Sì, sì, assolutamente. Abbiamo fatto due chiacchiere fuori onda, poi non abbiamo purtroppo il tempo di raccontare tutto, ma insomma ci sarebbero un sacco il di cose. Il tutto ci vorrebbero, penso, 11 milioni di anni con una nozione al secondo. Torniamo un po' al disco, Richard. L'Inferno dei Vivi, ricordo, uscito il 15 giugno. Sei venuto qui per raccontarci un po' com'è. Allora, prima di tutto, io la considero un'opera rock. Ecco, parliamo di questo, mi interessa parlare di questo. Allora, un'opera rock perché interpreto vari personaggi. E normalmente un'opera rock c'ha diversi personaggi, invece è un'opera rock con un personaggio solo, che sono io. Ok. Che interpreta però varie persone, no? Interpreta il personaggio del drogato, il sale di Satana. Interpreta tante cose, capito? L'inferno dei vivi, oppure succhiava olio di croce, capito? Laddove Cristo fa, c'è l'edicola di Cristo e Cristo vende Bibbie usate e io mi inchiodo le mani sul mio portone proprio per ferire il suo tramonto. Per cui ho lasciato libera interpretazione anche l'inizio, l'inferno dei vivi. È molto particolare, no? L'inferno dei vivi è un dio che è morto con Satana, unico apostolo, croci rivoltate in cimiteri iconoclastici, in un mare d'erba con due dita di cielo. Poi uno può dire: due dita di cielo cosa significa? Secondo me significa no,
Cioè non è né Baudelaire, né Gabriel García Márquez, né Herman Hesse, né Ferlinghetti, né Dylan Thomas, né Kerouac, né Ginsberg, né Oscar Wilde, né Saul Bellow. Però sei tu, Richard, è questo che c'è. Tutto farina del mio sacco. Appunto, questo voglio dire, capito? Non ho preso una frase da nessuno. Questo voglio dire, capito? L'originalità dei testi è sicuramente un punto di forza di questo, secondo me sì, di questo album. Io a questo punto, Richard, ascolterei un altro brano che si chiama Sangue. Poi magari ne parliamo dopo averlo ascoltato, ce lo spieghi, ce lo racconti e ne discutiamo insieme. Perché è fatto in tre misure diverse, capisci? Questo è stato il brano. Mi raccomando, sentire il messaggio con la voce mia. Sì. E in fase di missaggio finale, tolto tutti gli strumenti, lasciato il basso e la batteria. Lo ascoltiamo. A me piace molto questo. Lo ascoltiamo, si chiama Sangue, Richard Benson dall'Inferno. Sangue! 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 Si chiama Sangue, Richard Benson dall'Inferno dei Vivi. Dunque, Richard, prima di tornare un po' ai nostri ascoltatori, io dicevo un sacco di domande da farti. Volevo chiederti una cosa. Tu che sei stato, secondo me, un grande innovatore dal punto di vista della comunicazione, mi spiego meglio. Adesso, diciamo così, gli artisti, chi fa musica, si cede molto a quello che riguarda il social, no? Quindi oramai esistono questi social network, Facebook, sì, Twitter, certo, eccetera, i siti internet. Tu in realtà sei stato uno dei primi ad utilizzare questi canali di comunicazione per far ascoltare la tua musica. Cosa ti senti di dire? No, io non sono stato uno dei primi, è stato il pubblico a trasmettermi. Cioè la cosa strana che Biagio Antonacci fa un concerto, un altro fa un concerto e YouTube non lo trasmette. I miei concerti li trasmettono tutti. In questo questa senso, è la cosa strana. Esattamente, intendevo proprio in questo non senso. Non sono stato io. Io ho fatto solamente dei comunicati quando ho vinto il concorso Guitar Wars a Los Angeles 6 mesi fa. Ho vinto uno dei concorsi più famosi di America e a Philadelphia ho vinto Battle of the Beasts contro dei chitarristi veramente mostruosi. Forse la giuria mi ha premiato per i miei sistemi innovativi tecnici sulla chitarra, che sono molto particolari. Poi più tardi, prima di salutarci, parliamo anche un po' di chitarre o quantomeno di tecnica, ecco. Sarebbe lungo, ho fatto l'insegnante per tanti anni. Lo so, infatti volevo parlare proprio di questo. Ho fatto 4 metodi didattici distribuiti nazionalmente, capito? Sono stato professore di musica nelle scuole di musica e ricordati che sono diplomato in direzione orchestrale, che non è semplice. A proposito di comunicazione, Richard, non so se ne sei a conoscenza, ma esiste addirittura un'app, un'applicazione per il sistema Android, che insomma i due più importanti, Apple e Android, che riproduce le tue frasi. Nel senso, è stata creata un'applicazione da qualcuno che è talmente tuo fan che ha voluto campionare le tue frasi più celebri e le ha messe su questa app per farle riascoltare. Tu pensa che non lo so, capisci? Vedi, perché non ho il tempo di seguire queste cose. Sono un po' documentato, esistono delle cose, in tanti ci scrivono, insomma fanno riferimento, diciamo, ce lo dice anche alle frasi più celebri, alle tue frasi più celebri, insomma, le tue massime, le chiamerei, più celebri in assoluto, poi magari diamo... Cioè io non mi accorgo di quanta gente mi conosce, cioè veramente non me ne accorgo. Me ne accorgo quando tutti i tassisti mi vogliono una foto con me, quando tutti i ragazzi mi fermano per strada, quando cammino. Ecco, allora lì mi accorgo. Io vivo completamente al di fuori di me stesso, devo dire. Di fuori di queste dinamiche. Capito? Cioè, non mi fa piacere, però insomma non... Però non mi esalto, insomma, cioè, per me io sono una persona normale. Assolutamente. Ho capito, l'unica differenza tra me e gli altri è che tanta gente mi conosce che io non conosco. Però hai la percezione, Richard, di essere un personaggio importante
parlando di rete, parlando di internet, tu sei uno di quelli più sì, gettonati. Ma me ne rendo conto quando giro per le strade, cioè okay. Tutti si ricordano, tutti mi conoscono, capito? E io non mi rendo conto. Io mi rendo conto che i primi a truccarci a Roma siamo stati io e Renato Zero, eravamo ancora molto giovani insieme, siamo stati i primi a truccarci. Adesso ultimamente sono ritornato al trucco perché mandava, certo, mandava, e così ho assunto questo look così. Un po' diverso. Un po' diverso, ecco. Ti prego, Richard, di fare un saluto a Marshall che ci sta ascoltando dalla Thailandia e ricorda il concerto della Befana del Male al vecchio Alpheus. Il concerto fu sospeso dopo che Richard fu colpito in volto da una pera. No, è diverso. Il Natale del Male si è fatto in un altro locale e c'era la bellissima Nancy Cuomo, una ragazza veramente stupenda. E c'era un gruppo, il Natale del Male. Poi all'Alpheus fui colpito da una lattina tirata da lontano e mi sanguinò l'occhio, per cui dovetti lasciare il palco, ma poi ritornai dopo un quarto d'ora a riprendere il concerto con l'occhio sanguinante. Ti ricordo anche che all'Alcatraz hanno messo la benzina sul palco, io avevo la sigaretta accesa, potevamo morire tutti quanti bruciati vivi. O ti ricordo che nell'Interland milanese a Brugherio, dove esistono parecchi satanisti, mi hanno lanciato dell'acido muriatico in un occhio, per cui quando ho fatto Isolati per Rai 2 e ho fatto Stile Libero con Teo Mammucari prima e poi con Max Giusti dopo, praticamente vedevo in cioè con un occhio vedevo con mezzo occhio e basta. Senti, qui in tanti ci chiedono, Richard, di ascoltare un tuo urlo prima di magari ascoltare il prossimo brano. Va bene. Ce lo chiedono veramente in tantissimi, quindi se tu potessi fare un urlo in radio per i nostri ascoltatori prima di ascoltare il prossimo brano, che si chiama Vi dovete spaventare. Allora, mi devo concentrare un attimo per l'urlo, perché sono seduto, è più difficile farlo da seduto. Certo. Comunque adesso provo a fare un urlo veramente micidiale, va bene, veramente micidiale. Per tutti i fans di tutta Italia, per tutta la gente affogata nel con il cuore affogato nel metallo, in cerca ancora di una canzone che li ferisca nel cervello, vi dedico questo. Vi dovete spaventare, Richard Benson. Sì. Lo dici tu, Richard? No, sai che cos'è il bello? Dimmi. Che ho fatto quell'urlo in diretta, per cui la gente dice: allora è vero. Non sono state allungate le urla con effetti di sala di registrazione. Assolutamente. Capisci? Tra l'altro, qualcuno ci scrive un passante. Cioè, l'ho fatto qua senza niente, capito? Un passante mi stava guardando in modo strano, visto il volume della radio. Grande Richard, un urlo micidiale, ci scrivono. E infatti ho fatto l'urlo micidiale per tutti loro, per tutti voi, amici miei. Esatto. Dunque, Richard, ti devo fare un paio di domande, poi purtroppo abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Ti chiedo di parlarci un po' di musica, se hai sentito cose che ti piacciono, non ti piacciono. Dedichiamo questa ultima parte al... Guarda, l'ultimo decorso musicale lo trovo orribile, veramente. Infatti io... li sto vendendo, tantissimi dischi sto vendendo,
Okay. E sto recuperando tantissimi dischi del mio passato, anche perché avevo tre valigie piene di dischi e avevo messi in una cantina che si è completamente allagata. Ah, quei purtroppo. Tipo 50.000 pezzi sono andati distrutti e sono fuori catalogo adesso. Okay. Di chitarristi eccezionali tipo Michelangelo, Scott Mishaw, Rusty Cooley, eccetera eccetera, e li sto recuperando. Uno dei pochi dischi che ho sentito recentemente che mi ha veramente attizzato, okay, è quello di Mark Tremonti, il chitarrista degli Alter Bridge, adesso il cantante degli Alter Bridge, Miles Kennedy. Mark Kennedy sta con Slash in tournée, sì, e sì. Allora gli altri che fanno? Non fanno niente. Lui invece ha fatto qualcosa, ha fatto un disco meraviglioso dove c'è Wolfgang Van Halen, il figlio di Edward Van Halen. Tra l'altro Van Halen suona molto bene ancora in Eruption, tratto da Live in Tokyo, l'ultimo disco dal vivo che hanno fatto i Van Halen. Fa Eruption con delle tecniche innovative. Io non pensavo che era così bravo, che fosse ancora in grado di, dopo tutti i tumori che ha avuto. Ha avuto 4 tumori Edward Van Halen, eh? Esatto, esatto. Senti Richard, ti chiedo l'ultima cosa di fare un prima di ascoltare l'ultimo brano, naturalmente, che si chiama De Profundis, di fare come solo tu sai fare un saluto agli ascoltatori di Radio Rock che ti assicuro ti seguono in maniera costante. Ti dicevo prima dell'intervista, quando abbiamo trasmesso i Nani, la gente è impazzita, te lo giuro, davvero è impazzita, ce la chiedono in continuazione oramai da tempo, quindi ti chiedo di fare, per salutarci, un saluto agli ascoltatori. Però devo ricordarmi una cosa, io devo salutare chiaramente Francesco, certo, Zampaglione, Federico Zampaglione e Fabrizio Avaltroni, che mi ha accompagnato fino a qui, è un mio nuovo collaboratore molto valido. Okay. E come saluto finale, io ce n'ho tante, capito? Facci un saluto di a un minuto, Richard. È un minuto, capito? E tu me lo chiedi all'ultimo secondo. Lavora tu vecchiaccia, che hai la pelle dura. Io sono creatura e non posso lavorare. Mia madre me lo dice, mia sorella me lo consente, la vita è questa qua. Oppure, perché mi guardi in questa maniera? La vita è c'è il rock, è come un albero grande, che tutti i suoi frutti ti dà, per quanti gliene domandi sempre qualcosa ti troverà, ti darà il fiore, il frutto, la foglia, per te di tutto si spoglia, anche un amplificatore te troverà. Ma dove stanno i napoletani? Ma dove stanno i napoletani? Prima possibile in tour per venirti a vedere. Ricordo L'Inferno dei Vivi, nuovo album di Richard Benson, che potete acquistare dovunque praticamente, giusto Richard? Ovunque. Ovunque vogliate, tra l'altro potendolo acquistare anche autografato, o sbaglio? Sì. Si può fare anche autografato tramite i tuoi canali di comunicazione. Ma questo dipende dai miei discografici, sono tutti di Milano i miei, okay, discografici, eh? Va bene. Cioè il settore Zampaglione, sì, è una cosa. Certo. È l'investimento nel disco. Esatto, invece è nel video. L'etichetta. Poi c'è un grosso produttore milanese con tutto il suo staff, della Henry, che ha collaborato già con Mina, certo, sta collaborando adesso con il disco nuovo con Mina e Celentano, eccetera eccetera, che invece praticamente paga tutto. Certo. Ed è una persona veramente cordiale, io lo trovo anche geniale in alcune cose. Geniale, veramente geniale, un nuovo produttore che ha lavorato con le più grandi multinazionali del mondo, lui ha lavorato, certo, per cui conosce tutto il settore, e poi ha deciso di mettersi in proprio perché è un po' come me, che non si voleva lasciare mettere i piedi in testa. Richard, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, purtroppo non abbiamo potuto leggere tutto perché sono arrivati un sacco di messaggi, ti invito a tornare a trovarci il prima possibile, ci salutiamo con un altro estratto dal tuo nuovo album L'Inferno dei Vivi, questa si chiama De Profundis. Grazie a Richard Benson. Ciao a tutti.